Raga, mi sbaglio, c'è qualcosa. Oddio, scava. Non ci speravo neanche un euro. È impazzito, ragazzi, è impazzito. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, ragazzi, siamo qui perché andremo a fare una cosa che sinceramente non mi sarei mai aspettato di fare. Ho trovato un'applicazione sopra il mio telefono che ti dice dei posti molto strani che si trovano nelle vicinanze di casa tua. Questi posti si potrebbero trovare dei tesori abbandonati. Vi rendete conto, ragazzi, dei tesori, cavolo? Quindi quest'oggi andremo insieme alla ricerca di questi posti per portarci a casa il bottino. Ma prima di iniziare, mi raccomando, 10.000 like per questo video e assolutamente guardatelo fino alla fine. Iscrivetevi al canale, che più del 50% che guardano i miei video non sono iscritti, cavolo. Quindi vi consiglio di iscrivervi. Ma adesso, ragazzi, prima di poter uscire dobbiamo un attimo prepararci, quindi torno subito. Ok, eccomi, adesso sì che sono pronto, quindi scendiamo. Ok ragazzi, ci siamo, stiamo scendendo, so che non vedete per niente. Eccoci qui fuori casa, bene. Ma adesso ragazzi, chiudiamo il cancello e incamminiamoci. Allora, io vi posso dire soltanto, questi posti sono davvero dei posti strani, perché dicono che siano dei parchi, però non ne sono così sicuro. Cioè, dei posti, diciamo, abbandonati, dove non c'è gente, sparsi in mezzo all'erba o nascosti. Come potete vedere, siamo in mezzo a tanta erba. Diciamo che sì, ce n'è abbastanza, c'è un sacco di spazio. La mia applicazione dice che in questo posto, ragazzi, se volete vi leggo la storia. In questa piazza, un sacco di tempo fa, ci stava una casa di tua perfettamente al centro, una casa di un borghese che aveva acquistato questo pezzo di terreno per poter fare delle piccole vacanzine. Qua stiamo parlando di un sacco di anni fa. Questo borghese era davvero molto ricco e quindi possedeva anche tanti beni, ed è quello che ci interessa. E si dice che in questa piazza, nascosti non si sa dove, ci si possa trovare ancora dei possedimenti di questo borghese. Ragazzi, dobbiamo crederci, non lo so, ma stiamo facendo questo video apposta, quindi andiamo all'esplorazione. Ah, è ovvio. Ovviamente ragazzi, mi ero dimenticato di dirvi una cosa importantissima. Adesso siamo su questo grande, vabbè, l'avete già visto, questa grande zona piena di terra e di erba. Ma giustamente, questi oggetti come si trovano? Mica stanno lì buttati per caso. Ovviamente no. Quest'oggi, ragazzi, li andremo a scavare. Vi avete capito bene, ragazzi? Oggi mi dovete chiamare Max l'agricoltore, perché andrò a scavare per le terre alla ricerca di queste perle super costose. Sempre che ci sia e che non sia uno scam, cosa molto probabile. Allora, questa casa del borghese si dovrebbe trovare proprio qui al centro della piazza, perché come potete vedere la piazza è abbastanza grande. Secondo me qualcosa al centro la troviamo. Non lo so, ragazzi, non ne sono completamente sicuro, però io ci proverei. Quindi paletta alla mano e iniziamo. Ok, via. 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 Io non me ne vado da qua finché non trovo qualcosa. Dai forza che sto cercando, dai forza che sto cercando. Si dice che proprio qui al centro ci sia qualcosa al 100%. Guardate ragazzi, il lavoro sta continuando sempre di più. Vedo che ci sono delle schegge, delle robe tipo in vetro, come potete vedere qua. Non so se si riesce a vedere. Vai, scava, cavolo, scava, scava. Non avrei mai pensato di mettermi a scavare in mezzo a dell'erba per trovare dei gioielli, ragazzi, devo essere sincero con voi. Che cavolo, ragazzi. No, ma mi sa che qua non c'è niente, ragazzi. Mi sa che qui non c'è proprio niente. Però ragazzi, da quello che ho letto, questa applicazione è abbastanza, diciamo, reale, perché dalle recensioni c'erano tutte 5 stelle di gente soddisfatta che aveva trovato quello che cercava. Poi chissà che cosa avrà fatto questo borghese e perché questa casa non ci sia più. E chissà quanti anni fa era questa roba, perché ragazzi, sarebbe davvero molto figo approfondirlo, ma non ho idea di dove trovarlo e se ci sono informazioni su di lui oltre che su questa applicazione. Il nostro scavaggio, ragazzi, sta continuando. Vai cavolo, vai. Raga, mi sbaglio, c'è qualcosa. Oddio, scava. Non ci speravo neanche un euro. Fammi butto la pala, fammi vedere. Ragazzi, ho trovato un anello. No, raga, non ci credo. No, ragazzi, io non ho parole. Veramente abbiamo trovato un anello. Era proprio qui sotto, ragazzi. Dopo ore e ore di scavo, guardate cosa abbiamo trovato, ragazzi. Cioè, raga, un cavolo di anello. Sembra essere pure messo in ottime condizioni. Sarà lì sotto da chissà quanti anni. Eppure sembra messo abbastanza bene, cavolo. Allora funziona davvero, esiste davvero questa roba.
Cioè, raga, sembra essere pure un ottimo gioiello. Adesso non riesco a mettervelo a fuoco, però guardate, cavolo. E allora bisogna per forza continuare, ma per forza, obbligatorio. Questo ce lo mettiamo in saccoccia. Vi avviso tra poco se riesco a trovare qualcos'altro. Qui ci sono delle specie di assi di legno, ma sono strane perché non sono prese da un albero. Cioè, sono troppo, diciamo, ritagliate bene. Non sono per niente prese da un albero. Saranno mica resti della casa del borghese, ragazzi. E potremmo mai trovare, secondo voi, qualcosa sotto l'albero? Secondo me, ragazzi, qualcosa vicino all'albero lo troviamo. Io quasi quasi inizierei a scavare proprio qui. Allora, abbiamo trovato un gioiello e secondo me questo potrebbe anche essere una grande botta di fortuna. Ma se dovessi trovare anche solo un'altra cosa, allora voglio che questo video lo spaccate di like, per forza. Vabbè, intanto mi faccio un altro giretto, perché stavo vedendo sul telefono ed esiste una specie di applicazione che, diciamo, è una specie di metal detector. Non so perché, se non lo sapete, ma dietro al telefono ci sta una specie di calamita. E forse funziona con i gioielli e il telefono la riconosce. Ma mi metto col telefono vicino al pavimento e se dovessi trovare qualcosa in teoria dovrebbe fare beep. Noi ci proviamo, ragazzi, vediamo. In questa clip la tua telecamera è esploso, infatti si sente tutto quanto strano e quindi ci sto parlando io sopra. Se riesco a farvelo sentire qui impazzisce completamente, così continuo a scavare nella speranza di trovare qualcosa. No, raga, no, è per forza lì, ragazzi, è per forza lì. Ed era proprio vicino all'albero. No, questa è fortuna, per forza. Oh, c'è qualcosa? Ragazzi, mi sa... Non ci credo, ragazzi. Un altro anello. Raga, non ci voglio credere, ragazzi. No, è uno scherzo. È uno scherzo, ne abbiamo trovato un altro. E allora sto metal detector sul telefono funziona. Funziona tutto, funziona il metal detector, funziona l'applicazione. Non ci credo, ragazzi, abbiamo trovato due anelli. Due anelli con dei diamanti. Non lo so che cosa sono sti cosi, sono veri o sono finti, ma sono anelli, cavolo. Questa roba mi sta intrigando davvero davvero un sacco. Ma vabbè, ritappiamo il buco, visto che non va bene che lascio il buco qui in questo modo. Sta comunque mettendo suoni, ma finché 45, ragazzi, non funziona. Finché 45, ragazzi, non funziona. Se c'è qualcosa inizia a suonare al 100%. E vai, non funziona, raga, non va, non si trova niente. Puoi mettere che le cose qui sono finite, ma no, dai, ma no, non mi dire così. Oh! Raga, vicino all'albero. Ragazzi, vicino all'albero. Guardate, ragazzi, guarda, è impazzito, ragazzi, dire che qui c'è qualcosa davvero. No, raga, è impazzito, l'avete visto tutti. È impazzito appena sono passato qui vicino all'albero. Raga, qui è un casino scavare, però. Ci sono troppe, c'è troppa erba, non si scava. Mamma mia, ragazzi, che faticaccia. Stava sempre sul 30-30 e adesso all'improvviso è arrivato a 300, tipo, è totalmente impazzito qualcosa. E quando impazzisce così vuol dire che c'è qualcosa di grande. Cioè, perché prima era tipo 200-250. Questo, ragazzi, era 300, porca miseria, 350. È proprio impazzito. Però sto scavando abbastanza in profondità e qui non c'è proprio niente. Cioè, questo è il problema, ragazzi. Oh, ragazzi, forse ho trovato qualcosa. Raga, una collana, che cos'è? Un bracciale, ragazzi. No, non ci credo. No, raga, no, non è vero. Non ho parole. Ma io, ragazzi, sono convinto che qui sotto c'è anche qualcos'altro, perché ha squillato troppo. Secondo me c'è anche qualcos'altro. Io continuo a scavare. Ma vedo una roba viola qui. Non penso che sottoterra ci siano robe viola. Oh, è caduto. No. Raga, abbiamo trovato un anello. Guardate qua, è un cavolo di anello con delle perle. Con delle perle giganti, tutti cristalli, tutte cose. Poi chissà se sono vere queste cose, ragazzi. Non lo so, ma penso di sì, perché comunque il metal detector è impazzito completamente. Non penso impazzisca per delle cose finte. Guardate che figata, ragazzi. Ora, ragazzi, oserei di tentare l'ultima, ma non penso proprio, ragazzi, non penso proprio. Quindi riapriamo il metal detector e vediamo. Sempre 44. Da qui non si muove, ragazzi. Da qui non si muove. No,
No ragazzi, niente, basta, mi sono rotto, non ce la faccio più. Sto avviando verso casa perché non abbiamo trovato più niente e quindi faremo il resoconto. Torno a casa abbastanza soddisfatto perché quello che abbiamo trovato è incredibile. Un anello con dei cristalli blu e con sembra dei diamanti. Secondo anello che abbiamo trovato, questo che sembra essere fatto di cristalli. Non so perché, ma questo non lo so, mi sembra più finto oppure meno costoso di quell'altro. Poi però è un anello molto molto figo. In caso dovessi mai avere una fidanzata, io lo regalerò. Questo anello è davvero molto interessante perché sembra essere pieno di diamanti con al centro 5 linee gialle di cristalli. Mentre alla fine, non per importanza, sì lo so, sono passato da computer perché la telecamera si è scaricata, da questa collana davvero molto molto carina, ragazzi. Devo essere sincero, davvero non male questa collana. Quindi se questo video vi piace, farò un secondo episodio. Detto questo, vi saluto. Ciao ragazzi, bye.